Ciao bambini, come state? Noi stiamo bene, siamo tutti nella nostra casetta e non vediamo l'ora di riabbracciarvi tutti, 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 tutti quanti. E presto ci rivedremo. Nel frattempo, volevo... Ah, mi piace il mio cappellino. Stavo dicendo che nel frattempo volevo raccontarvi una storia. È la storia del lago Tondino. C'era una volta, in una foresta incantata, un lago di nome Tondino. Era Tondino perché la sua forma era rotonda, bravissimi! In questa foresta incantata vivevano tanti animaletti intorno al lago Tondino, dove si divertivano a nuotare, a fare tanti giochi con l'acqua e a bere anche tanta acqua. Giocavano a palla, si passavano la palla dall'uno all'altro. La pecora, beh, al micetto, miau, il micetto, al cagnolino, wow, e il cagnolino, al maialino. E tutti quanti si divertivano a giocare. Solo il l'orso pigrone pescava perché non aveva voglia proprio di fare niente. A lui piaceva pescare le ore e mangiarsi tutto, tutto, tutto il miele. Però dovete sapere, cari bambini, che purtroppo alcuni animaletti erano un po' birbantelli. E quindi cosa facevano? Facevano la pipì nel laghetto. E quindi ben presto quell'acqua limpida, 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 divenne un po', mica tanto pulita. Allora il Gran Consiglio disse, no, così non si può. Non si può fare la pipì nel lago Tondino. Adesso chiuderemo il laghetto. E così i bambini misero delle sbarre intorno al lago Tondino e non si poteva più entrare. Gli animali erano molto molto tristi perché non potevano più entrare. Anche tanti bambini che si divertivano a tuffarsi in quel laghetto. No, 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 non si poteva più entrare. Di solito facevano il bagnetto, si mettevano lì nel prato a fare un picnic, a fare tante cose. E in quel prato lì di solito girava sempre, sempre, sempre anche Caramella. Sapete chi è Caramella? È la giraffa! Sì, la giraffa Caramella! Sapete, vero, come sono le giraffe? Hanno il collo lungo, 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 qui la giraffa Caramella che andava dai bambini, gnam, 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 e si mangiava tutte le caramelle. Però pure di mangiare caramella, divenne una gran sete. E allora allungò di più il collo per vedere se vedeva un laghetto o un posto dove andare a bere. Ed è lontano, vide proprio il lago Tondino. E sapete come lo vide? Con il suo cannocchiale. Eccolo là, c'è proprio un laghetto. E allora Caramella corse, 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 corse,
C'erano le sbarre perché il Gran Consiglio l'aveva chiuso perché gli animaletti non avevano seguito le regole. Accipicchia. Bisogna sempre osservare le regole, vero bambini? Allora Caramella disse: devo escogitare un modo per poter entrare in quel laghetto. E allora si inventò di regalare ai guardiani del laghetto uno specchio. Sapete chi c'era guardia del laghetto? Eh sì, perché il Gran Consiglio, oltre a mettere le sbarre, aveva messo il cigno, eccolo qua, il cigno, e aveva messo il serpente puzzolone. No, 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 qui non si può entrare. E anche il cigno era messo, no, 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 qui non si può entrare. Allora Caramella gli diede il suo specchio regalo. No, no, disse il cigno, mi dispiace, ma qui non si può proprio entrare. Ah, Caramella andò un po' triste e pensierosa in giro, poi
Alla fine disse: ho un'idea, aspetta! E allora, disse: gli regalerò un palloncino! Ma purtroppo il cigno e il serpente dissero: no, no, qui non si può entrare. Era molto triste, caramella. Era un po' più giù di morale. Non sapeva più cosa fare. Aveva una gran sete, una gran sete. Proprio qui sulla punta del nasino. Oh, il cigno non gli pareva vero. Nessuno gli aveva mai voluto bene così. Non aveva ricevuto tanti baci mai. E allora era rimasto tutto emozionato e aprì i pulsanti del lago Pallino. Vi è piaciuta la storia? Ciao bimbi, a presto!